Allora, fantastico, abbiamo già microfonata la nostra prima speaker, Maria Chiara Dondi. Io amo parlare in pubblico, è un sacco che non lo faccio. E quindi si perde un po', insomma, l'abitudine. Allora, buongiorno a tutti, io sono Maria Chiara Dondi, ma tutti mi chiamano, quindi potete chiamarmi semplicemente Chiara. Io sono di Ferrara, ma vivo in provincia di Treviso, a Montebelluna, da una quindicina di anni. Io sono una business writer, cioè mi occupo di scrivere, progettare, sviluppare i testi, ma con un approccio un po' particolare che è dato, dalla mia formazione, filosofica. Questo non significa che io stia a pontificare tutto il giorno, ma semplicemente che utilizzo gli strumenti che la filosofia mi ha messo a disposizione per lavorare sui testi, perché sono convinta che dietro ogni buon testo, e per testo intendo qualsiasi cosa che veicoli un significato, insomma che dietro ogni testo ci si debba essere una buona idea, un buon pensiero e un buon ragionamento. Oggi utilizzerò per parlare di valori, ma poi vedremo come, un paio di strumenti della filosofia, di cui tra l'altro parlo anche, piccolo spazio pubblicità, nella mia newsletter che è neonata, si chiama Inneschi, e attraverso la quale voglio raccontare gli strumenti della filosofia al lavoro, ma letteralmente, cioè strumenti che tutti voi potete utilizzare nelle vostre giornate lavorative. Cominciamo con uno dei primi strumenti, che è uno dei miei preferiti, quello a cui ho dedicato il primo numero, al momento anche unico, della newsletter, proprio recente, che è l'esperimento mentale. L'esperimento mentale è una cosa molto bella, è sostanzialmente una micronarrazione. L'Enciclopedia Filosofica di Stanford lo definisce un dispositivo per l'immaginazione. Sostanzialmente si tratta di costruire uno scenario e fare in modo che si adatti al problema che dobbiamo analizzare, di cui dobbiamo parlare. Io ne ho costruito uno per voi, per questa occasione, per parlare di valori. L'esperimento mentale, solitamente tutti gli esperimenti mentali hanno un titolo, perché sono proprio delle micronarrazioni. Quello che ho costruito si chiama Giovanna e il cliente perfetto. Allora, Giovanna è una consulente libera professionista come me, come voi, in ambito risorse umane, marketing, comunicazione, più o meno quello che siamo qui tutti. E come lei, come tutti noi, dopo anni di incontri miserandi con clienti, quelli che rognano sul preventivo, che vogliono la cosa per domani, che vogliono il logo più grande, insomma, dopo anni di incontri come questi, incontri che conoscete tutti, avrete fatto sicuramente almeno una volta anche chi ha appena cominciato. Insomma, dopo anni di incontri simili, Giovanna viene contattata tramite il passaparola dall'azienda Tavoli Felici, un'azienda che non è del suo territorio. Dettaglio che poi vedremo essere importante. Insomma, l'azienda Tavoli Felici sembra essere l'azienda perfetta. Produce, commercializza tavoli realizzati in legno FS, certificato FSC, prodotti da artigiani che li creano manualmente, retribuiti il giusto. È un'azienda benefit, c'è un clima interno spettacolare. Giovanna si trova benissimo, nessun commento sul preventivo, pagamenti regolari, c'è un, insomma, una, la, si parla, si riesce a discutere in maniera sempre molto fertile, molto positiva. Insomma, la perfezione. Giovanna è molto felice di questo nuovo cliente, continua a lavorare, lavora per diverso tempo, se non che dopo un po' viene a sapere, però attenti bene, viene a sapere non perché la cosa fosse tenuta nascosta, ma perché, come ho detto prima, Giovanna non è del territorio dell'azienda, viene a sapere che il titolare d'azienda, il suo cliente il diretto, è una persona che non ha, una persona che non ha i suoi stessi valori, attenzione, e soprattutto è una persona che ha un orizzonte valoriale, culturale, politico diametralmente opposto a quello di Giovanna. Ora, Giovanna non ha quasi mai a che fare con questa persona, se non per pochi scambi, assolutamente sempre gradevolissimi e cordiali. Il suo lavoro però, attraverso il suo lavoro però, l'azienda Tavoli Felici prospera anche attraverso il suo lavoro e attraverso gli utili che, diciamo, anche Giovanna contribuisce a fornire, il titolare dell'azienda può finanziare giornali, eventi, attività di questo orizzonte culturale, politico e sociale opposto, come abbiamo detto, a quello di Giovanna. E qui c'è la domanda, la prima domanda che vi voglio porre, però scommetto, che io penso perlomeno, che la prima domanda che a voi verrebbe in mente
Cosa dovrebbe fare Giovanna a questo punto? No, la domanda da farci, o perlomeno sulla quale voglio lavorare io, non è questa, o meglio, non è ancora questa. Perché prima bisogna porsi un'altra domanda. E la domanda è: perché a Giovanna dovrebbe interessare l'orizzonte valoriale del suo cliente? Ho costruito l'esperimento mentale in modo che ci fosse uno scontro di valori puro. Cioè, l'azienda non è un'azienda con qualche pecca, che allora Giovanna poteva dire: ok, no, ma non pagano bene l'artigiano, mi trattano male, in clima interno, e no, 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 è tutto perfetto. Quindi lo scontro è tra i valori di Giovanna, non stiamo a specificare quali, ma i suoi valori e quelli del suo datore di lavoro, ai quali lei indirettamente contribuisce. Ma perché le deve riguardare? Questa è la domanda che mi ero posta io quando ho letto il titolo della giornata di oggi, Valori. Perché noi, che siamo qui riuniti, non per parlare di... siamo qui riuniti per parlare di lavoro, ma non siamo qui perché a un raduno di dame della carità, non siamo qui perché soci di Banca Etica, magari ci sono, ma non è la cosa che ci unisce. La cosa che ci unisce qua è che siamo liberi professionisti, siamo tutti lavoratori, siamo qui potenzialmente per parlare di lavoro, produttività, valori, prezzi, valori in senso di prezzi e come trovare clienti, ma perché siamo qui a parlare di valori? Perché? A questo punto però non rispondo, perché porto un altro strumento della filosofia che è fondamentale solo per ragionare sul perché. Non è proprio uno strumento, ma è una modalità, un approccio, che è quello di chiarire i termini. Noi dobbiamo intenderci su cosa, dobbiamo sì, metterci d'accordo, intenderci su cosa intendiamo per valore. E questo perché? Perché intanto abbiamo bisogno di una base comune su cui discutere. Altra cosa è perché chiarendo i termini, cioè dicendoci cosa intendiamo noi qui presenti, qui riuniti, per valore, ci permette di non dare per scontato nulla, di evitare errori di ragionamento e fallacie argomentative. Questo capita soprattutto quando si utilizzano termini che non hanno un unico significato, come vedremo valore. Vi faccio un esempio, se io dico la soluzione non è chiara, senza specificare di cosa sto parlando, persone che hanno un background chimico-biologico, per esempio, potrebbero intendere una cosa. Persone che si occupano, che so, di risorse umane, potrebbero intenderne un'altra. Da un lato, una soluzione salina non trasparente, dall'altro, la soluzione a un problema che non avviene correttamente. Questo è un problema di fallacia argomentativa, si chiama la fallacia dell'argomento non univoco, dell'argomento ambiguo. Valore ha la stessa probabilità di finire in questa fallacia, perché valore è un termine polisemico e polisemantico, ha più significati e più ambiti di applicazione. Se io dico ad Alessandra che è una persona di valore, sicuramente non intendo la stessa cosa con valore, il fatto che ha un orologio sicuramente di valore. Se io dico che sono una persona con dei valori, sicuramente non intendo, Miriam potrebbe non intendere i miei valori personali in borsa. Se io parlo di valore d'uso e di scambio, intendo qualcosa di diverso riguardo quando spiego a qualcuno in cosa credo. Questo perché valore è usato sia in termini etici che in termini economici. Però mi sono chiesta, che cosa unisce l'utilizzo etico o il significato etico al significato economico? C'è una cosa che unisce questi due ambiti, il fatto che in entrambi i casi il termine valore è qualcosa in base a cui effettuo una scelta. Io scelgo, per esempio, di dare al mio lavoro, scelgo di essere pagata un certo quantitativo per il mio lavoro, quindi gli do un valore. Io scelgo di orientare la mia vita in un certo modo, scelgo un'azione anziché un'altra per raggiungere i miei obiettivi. Quindi in entrambi i casi valore significa criterio di scelta, non per niente poi diciamo anche fare una valutazione. E qui la cosa importante, torniamo alla domanda di Giovanna, alla questione di Giovanna. Valori e il perché siamo qui. Il perché, i valori abbiamo detto che sono qualcosa che ci orienta nelle scelte verso i nostri obiettivi.
Però c'è un però. Noi siamo qui insieme perché da soli non possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Il criterio di mera efficacia non funziona, non serve a nulla. Io posso essere il più bravo avvocato del mondo, ma se nessuno mi sceglie come suo cliente, della mia bravura non me ne faccio nulla e tantomeno posso cambiare qualcosa. Posso essere il più bravo copywriter del mondo, ma nessuna agenzia mi sceglie o nessun cliente mi sceglie per migliorare la propria comunicazione. Io che ho l'obiettivo di rendere la comunicazione del mondo migliore, non tossica, non posso raggiungere questo obiettivo. Se sono un bravissimo notaio e ho l'obiettivo di arricchirmi, ma se nessuno mi sceglie, non posso raggiungere il mio obiettivo. Noi possiamo raggiungere i nostri obiettivi sempre in solo insieme agli altri, perché noi abbiamo bisogno degli altri. Non per niente, noi siamo, degli, come diceva Aristotele, degli animali sociali. Noi viviamo di, con e attraverso le relazioni. Il filosofo scozzese MacIntyre dà questa bellissima definizione di uomini come animali razionali dipendenti. E questo essere dipendenti, questo avere un bisogno, dice due cose che sono quelle con le quali vorrei concludere, che vorrei lasciarvi come messaggio e anche come augurio per questa giornata. Queste due cose sono il suono. Da un lato dice il fatto di essere gli uni dipendenti dagli altri, gli uni bisognosi degli altri per raggiungere i nostri obiettivi, ci dice da un lato la nostra vulnerabilità. Dall'altro però ci dice anche una ricchezza, che è l'altra faccia della vulnerabilità, che è la capacità di cura. Se le relazioni orientano i valori verso i nostri obiettivi, nelle relazioni noi abbiamo bisogno degli altri. E abbiamo bisogno attraverso, e siamo vulnerabili, ma anche capaci di cura. Questi due concetti, l'etica della vulnerabilità e l'etica della cura, sono due concetti bellissimi che sono molto recenti nella filosofia e nascono dallo studio del pensiero filosofico femminista. L'etica della, e io ve li lascio come augurio di come vivere questa giornata. L'etica della vulnerabilità significa stare nelle relazioni sapendo la nostra interdipendenza e sapendo che l'altro lato dell'interdipendenza è la capacità di cura. E per capacità di cura intendo una cosa molto bella, che di cui vi devo leggere la definizione perché non riesco a ricordarmela a memoria, che è la definizione che ne dà la filosofa Joan Tronto. Come capacità di cura, lei intende tutto quell'insieme di attività che servono per continuare, cambiare, riparare il mondo in modo che possiamo viverci nel modo migliore possibile.